Ciao a tutte, ben ritrovate sul mio canale. Oggi vi propongo questo make-up realizzato con la palette nuova uscita in casa Too Faced, la Chocolate Gold, questa meraviglia che profuma di cioccolato anche lei, profumatissima, è questa meraviglia qua. Io vi ho realizzato un look che non avevo preparato, per cui l'ho improvvisato con voi. Inizio già con una base fatta perché ho utilizzato alcuni prodotti che sto testando, ma di cui vi parlerò prestissimo perché sono veramente super entusiasta. E comunque ve li lascio scritti giù nell'info box, così potete iniziare a sbirciare di cosa parlo. Per chi mi segue su Instagram sa già di cosa parlo. Quindi parto appunto da una base già fatta. Ho utilizzato molti prodotti di Too Faced, così per stare in family. E niente, fatemi sapere appunto se il look vi piace, se avete già preso questa palette o in qualche modo sarò io a tentarvi nell'acquisto. Vi lascio alla realizzazione. Lasciatemi un like se il video vi è piaciuto ed un commento, vi rispondo più che volentieri. E se vi va e non siete iscritte, iscrivetevi al canale. Ogni tanto un po' di pubblicità, un po' di promo ci sta. Adesso vi lascio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Allora, ho già applicato il primer, sempre il solito di Too Faced, questo qua. L'ho anche già fissato con la cipria. Adesso vado ad illuminare l'arcata, vado a prendere l'unico colore più chiaro, proprio indicato per questa operazione, che è questo qua. Questo panna, quindi vado a prendere questo pennello di neve che si presta moltissimo per applicare appunto l'ombretto sotto l'arcata, quindi vado qua, stessa cosa dall'altra. Poi vado a prendere un marroncino, ormai i passaggi sono sempre quelli, un marroncino opaco molto chiaro, un pennello da sfumatura bello grande, ampio, sto usando in questo caso Lancôme, e vado a prendere questo marroncino opaco molto chiaro. La palette è piuttosto polverosa, quindi batto l'eccesso e per cui vado a fare questa operazione mia solita. Quasi impercettibile, il marroncino è davvero molto molto chiaro. Spero non si senta in sottofondo il maritone che parla al telefono, ma sembra che sta parlando ad un pubblico di 300 persone, sente solo lui. E l'ho anche avvisato che si sentiva, ma sono a porta chiusa e lui al piano di giù, vi lascio immaginare. Finirà di parlare quando io finisco il video. Grazie. Ok, quindi vado. Mi piace un sacco il fatto che ci siano questi colori opachi all'interno della palette, quindi mi permettono di usare solo lei, quindi anche nel caso voleste portarvi in giro lei, magari ve la portate in viaggio, potete veramente fare di tutto e di più. Ok, adesso vado a prendere l'altro colore, sempre sul marroncino un po' più intenso, il Cocoa Truffle, questo qua, e vado però adesso con un pennello da sfumatura un po' più preciso. Vado a prendere il 237 di Zoeva e quindi anche qua prelevo e batto e quindi vado proprio sotto il marroncino. Faccio lo stesso dall'altra. La palette profuma di cioccolato in maniera incredibile, quindi anche proprio piacevole truccarsi. Almeno posso odorare gli ombretti, che come solito si sfumano benissimo,
Quindi qualità ottima, come le altre cioccolate. Un po' anche da questa. Adesso vado a prendere questo colore che mi ha colpito tantissimo. Allora, si chiama Love e Cocoa, questo qua, e lo vado ad applicare nella palpebra mobile. Prendo questo pennello che vi ho fatto vedere anche nel precedente video. Fa parte di un set che ho preso da AliExpress, che è stata proprio una piacevolissima scoperta. Stavo cercando di leggere, qui c'è scritto Jesup 234 e sono simili i pennelli di Zoeva, e assomigliano tantissimo. La qualità è molto buona per essere insomma questi pennelli low cost, ecco. E quindi vado qua. Spero si riesca a vedere bene. Oggi la giornata è pessima e ho dovuto optare per delle luci che, insomma, sparano troppo. Bellissimo, è proprio, proprio bello. Faccio lo stesso dall'altra. Adesso metto un punto luce, voglio un color, credo che prenderò questo qua, questo oro bello luminoso, prenderò sempre di questo set, questo è il 223 e vado proprio qui nella prima parte. Bello luminoso. Mi porto anche un po' verso l'altro colore per non avere stacchi. Adesso voglio andare ad intensificare un po' quest'angolo esterno. Naturalmente non ho preparato niente, quindi sto andando così a tentativi. Vado a prendere questo che sembra un po' verde militare. Adesso vediamo se riesco a farvelo vedere. Non è proprio, sì, un verde militare. Adesso vediamo che cosa ne viene fuori. Lo proviamo ad applicare qui nell'angolo esterno. Vado a sfumare un pochino, riprendo il 237 e sfumo un po'. Così, proviamo a mettere un po' di punto luce, vado a prendere questo colore qua, lo applico con le dita, vediamo un pochino, proprio al centro. Adesso stavo pensando di mettere una matita verde
anche un kajal, perché voglio andare a utilizzare questo colore bellissimo, il primo colore. Voglio andare a mettere una matita, proprio ho pensato a questo look in questo modo. Vado a prendere un verde dal mio cassetto delle matite. Vado a prendere uno tra i miei preferiti, Kajal, questo di Wycon. Adesso mi va a cadere tutto, che faceva parte di una collezione, non ricordo, però è un Kajal morbidissimo e molto scrivente, quindi vado proprio. Vedete, è bellissimo. E sporco anche un pochino le ciglia sotto, quindi vado con il colore verde bellissimo e prendo un pennello di questo tipo, sempre di quel set, proprio piccolino da precisione, quindi vado qua. E sfumo. Anche un po' più larga del solito. Adesso mi piacciono questi trucchi così. Questo verde è bellissimo. C'è un po' di fallout, ma aiuto, mi è entrata un po' di polverina. Sto pensando di mettere un po' di kajal nero sopra. Ormai preferisco usare il kajal al posto dell'eyeliner. Kajal sfumato, questo è di L'Oreal. Mi ci trovo molto molto bene, quindi vado a sporcare le ciglia superiori. Non andrò a fare codina perché insomma ho la palpebra un pochino che non me lo permette, quindi vado un po' così e con un pennellino anche a penna, questo qua fatto così, vado a sfumare questo tratto. Mi serve solo per dare un po' di intensità. Faccio lo stesso dall'altra. Ok, adesso vado ad applicare il mascara. Ho deciso di applicare il Better Than Sex, visto che siamo in tema Too Faced. Cerco di utilizzare un po' tutto quello che ho. Questo è in mini size, verrà dentro forse qualche palette natalizia, se non sbaglio. Questo è uno tra i miei mascari? Sì, mascara preferiti. Un po' secchino forse, questo ho beccato proprio quella e quindi cerchiamo di abbiate pietà delle mie faccine da mascara, ma chi è che non le fa? È impossibile.
Vado anche nelle ciglia inferiori. Ok, andiamo a scaldare un po' questo incarnato. Ho solo applicato fondotinta e cipria, quindi vado a utilizzare questa palette ripescata. Sempre di Too Faced, la Bonjour Soleil, questa che contiene, togliamo il pennellino, tutti questi prodotti andrò a utilizzarli tutti praticamente. Vado con questo pennello di Real Technique, un duo fibra, questo si chiama Face Brush, e vado a prendere la Chocolate Soleil. Bellissima terra, opaca. Questi prodotti profumano di cioccolato. Vado a mettere anche un po' qua per così, baciata dal sole, che non c'è, facciamo finta che ci sia. Ok, metto un po' di quest'altro bronzer, questo è il Sun Bunny. Coloriamo un po'. Sì, vado a mettere anche un mix tra questi e facciamo un punto luce. Vado a prendere questo pennello di Anastasia, faccio proprio così, li prendo tutti, via. Vediamo cosa ne viene fuori. Le prove, i disastri in diretta. Non troppo, dai, va bene così. E come blush, ovviamente, vado a prendere uno di Too Faced. Questo fatto a forma di cuore carinissimo, che si chiama Sparkling Bellini, una cosa del genere. E questo qua, molto bello, luminoso. Vado con il pennello di MAC, il 168, e vado a fare proprio un mix. Lui non profuma. Molto carino. E là. Subito. Salute. Evita. Dilemma. Che rossetto indossare? Potrei optare per un nude. Ma non sareste tutte contente, quindi adesso mi lasciate mezz'oretta, andate a fare quello che dovete fare, io cerco il rossetto. Ok, spero ci siate ancora. Dopo mezz'ora di scelta, meno male che voi vedete già tutto insieme, se no sarebbe proprio da addormentarsi con la mia scelta di rossetto. E alla fine ho deciso di indossare questa meraviglia, uno tra i miei preferiti. Sto parlando dei rossetti di Dior. Questi sono i Dior Addict Lacquer Stick. Vi ho fatto anche il video di questi, magari ve lo lascio linkato giù. Il colore è questo qua ed è il numero 882. Bellissimo. Ho fatto il contorno con la matita di Pupa, la Made to Last 400, queste matite automatiche. E il colore, insomma, ci stava molto molto bene. Questi rossetti sono molto confortevoli, come vi dico anche in quel video. Hanno anche una buonissima durata per essere dei rossetti cremosi. Adesso vado anche a completare il look con lo spray fissante di Urban Decay, anche se ho già dato una prima setata subito dopo aver realizzato la base. Ultimamente sto facendo così, così, e mi asciugo anche lo spray. Eccomi qua, questo è il look terminato. Insomma, spero che vi piaccia. Indosso una maglia di
ve la faccio vedere meglio, Ditte Zenis, non mi ricordo se è di quest'anno o dell'anno scorso, forse l'ho presa con i saldi, non lo so. Comunque, è una collanina semplicissima con la stella, mi piace tantissimo questo genere di bijou, degli orecchini che non si vedono ma sono delle micro stelline, fa parte di un set che mi è stato regalato di Bershka. E niente, questo è il look terminato. Fatemi sapere se vi piace anche la scelta del rossetto, magari avrei cambiato smalto, ma non ho tempo perché devo uscire e quindi adesso vi lascio. Fatemi sapere se la palette vi piace, se l'avete già. Ve la faccio rivedere, adesso si è sporcata. Le daremo una bella lucidata, questa meraviglia di Too Faced che profuma di cioccolato, bellissima. E niente, adesso controllo se ho il rossetto sui denti. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao!